Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per il secondo appuntamento di quest'oggi. Come promesso sul profilo di The Street, oggi andiamo a parlare di Dejan Kulusevski nella sua versione Team of Decision Moments. Mi raccomando come sempre di andare a seguire i ragazzi appunto di The Street, trovate i link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo come di consueto dal costo, che si aggira attorno ai 135.000 crediti su Play, 145 invece su Xbox e PC, per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto, normale, di work rate. Fisico che vede come body type un high end average, un 1,86 m di altezza e 76 kg di peso. Ibridabilità che secondo me è ottima per il campionato di appartenenza, sicuramente la Premier League ci permette di inserirlo in squadra senza problemi, e anche per la squadra di appartenenza ci dà alcuni doppi link interessanti, da quello di per esempio Son si è messo a set, quello di Tanganga in una delle sue due versioni, specialmente quella a terzino destro, quella di, per esempio, di Harry Kane. Chi più ne ha praticamente più ne metta, e riusciamo comunque ad inserirlo senza troppi problemi. Per quanto riguarda lo stile di intesa più consigliato, opterei personalmente per un motore per andare a aumentare con il massimo boost disponibile la velocità, il passaggio e il dribbling, oppure è anche possibile quello di Falco per andare a dare qualche punticino in più, specialmente per quanto riguarda la forza fisica. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo Dejan Kulusevski, qual è secondo me il ruolo ideale dello svedese? Secondo me il ruolo ideale è quello di centrale, quindi punta o seconda punta, dal momento che abbiamo un giocatore fisicamente messo molto molto bene. Oltre al 1,86 m di altezza già citato, abbiamo dei parametri di forza secondo me nel range ideale, che gli permettono di essere ben performante sia dal punto di vista dello sprint boost che della velocità sul lungo. Dal punto di vista magari della velocità siamo pienamente a posto, quindi può fare tranquillamente l'esterno. Mi raccomando però, è un esterno particolarmente forte dal punto di vista fisico, vi deve piacere un pochettino come giocatore, non è player alla Saka o alla Anthony per esempio, con cui prendere palla, partire in velocità e vi riprendono il giorno dopo. Questo Kulusevski è buono dal punto di vista sicuramente dell'accelerazione, dello scatto sul primo metro, si mette bene davanti e difficilmente riescono a buttarlo giù in maniera semplice, quindi qualche metro in velocità sicuramente lo va a prendere e vi permette di saltare l'uomo in velocità, però non siamo ad una velocità ai livelli magari dei giocatori che abbiamo citato prima. Abbiamo un'ottima reattività, sinceramente se cercate di andare sul fondo magari e di portare la palla sul suo piede naturale, nel caso siate sulla fascia di destra, riesce a farlo con una buona reattività. Per la stazza fisica sicuramente è agile, quindi anche da quel punto di vista del dribbling, oltre ad un'ottima precisione dal punto di vista del controllo di palla, posso tranquillamente promuoverlo. Tra i contro, oltre al già citato fisico, che può essere un'arma a doppio taglio, diciamo così, elemento positivo nel caso vi piaccia l'esterno particolarmente forte dal punto di vista fisico, oppure lo andate a giocare in posizione centrale come per esempio seconda punta, che secondo me è il ruolo ideale di questo Kulusevski. Però può essere anche un elemento negativo nel caso vi piaccia, come detto prima, i citati Saka per esempio, Anthony e così via, che sono sicuramente più rapidi di questo e molto molto più agili di questo Dejan Kulusevski. Per la stazza fisica è abbastanza agile. Parlavamo appunto dei contro, oltre al fisico arma a doppio taglio abbiamo anche il passaggio lungo, che secondo me non gli permette di essere pienamente consigliato magari da trequartista. Ormai abbiamo giocatori come per esempio Foden che sono sicuramente elementi più performanti dal punto di vista della posizione di trequartista centrale. Magari come trequartista esterno sicuramente può performare per andarlo ad utilizzare in posizione un po' più centrale, ma comunque non così centrale magari da utilizzarlo come punta. E anche il colpo di testa, abbiamo un giocatore che è alto 1,86 m con 80 di elevazione e 57 di precisione di testa, quindi potete tranquillamente trarne le conclusioni, ne prende una di testa su 5-6 e quel colpo di testa magari che vi va bene, non è detto neanche che c'entri la porta. Però
questo Daniel Kulusevski, perché posso consigliarlo anche in posizione centrale? Tante magari parta da esterno e quindi non sia proprio sempre il top del top utilizzare un esterno in posizione centrale, per via della finalizzazione, secondo me spettacolare. Posizionamento, finalizzazione, potenza di tiro, long shot, specialmente la freddezza, vi aiuta tantissimo a finalizzare le azioni con questo Kulusevski. Naturalmente si è messo in posizione esterna, è un esterno particolarmente forte dal punto di vista fisico, comunque veloce, comunque anche abbastanza agile e molto forte dal punto di vista della finalizzazione, dato che può calciare con entrambi i piedi. Naturalmente tenete presente che con il destro non è proprio il piede ideale, non è proprio il suo piede forte, quindi qualche occasione tenderà a sbagliarla. Può essere interessante in tutte e due le posizioni, specialmente per squadre che non hanno un budget così elevato. Per quanto riguarda invece il giudizio sul buon Dejan Kulusevski, cosa ne penso? Lo consiglio? Non lo consiglio? Personalmente sì, per me può essere consigliato, un giocatore molto interessante dal costo alquanto contenuto, risulta utile per chi ha una full premier e non ha completato magari Saka, dato che comunque era disponibile fino a ieri. Se vi può servire un giocatore che parta magari come esterno da switchare in posizione centrale, magari partite con il 4-3-3 e andate ad utilizzare il 4-1-2-1-2 in game, può essere interessante, messo a 7 magari anche come CC, può workare in un rombo, ma cercherei qualche altra opzione. Vi piace la mezzala tanto offensiva? Può essere una soluzione, però se avete la possibilità magari di andare ad utilizzare un Bruno Fernandes, giocatori simili che secondo me sono un po' più indicati per andare ad utilizzare una mezzala un po' più offensiva, questo Kulusevski lo andrei a giocare un po' più avanti. Trequartista esterno, seconda punta, oppure punta nel caso di squadre con un budget non particolarmente elevato. Può essere consigliato dunque per coloro i quali riescono a linkarlo senza problemi con i vari link del Tottenham, se vi piace l'esterno più forte fisicamente. Nel caso invece di contro, in cui il vostro tipico esterno sia un giocatore agile e brevilineo, virerei magari su Saka Toz nel caso l'abbiate sbloccato, oppure per esempio potrebbe starci anche un Sterling 92, quello del Team of the Week attuale, nel caso non abbiate completato l'obiettivo dei Tots della Premier. Però, come detto prima, per me risulta consigliato, visto il buon rendimento in game e la valida alternativa che va ad offrire per gli amanti degli esterni particolarmente forti fisicamente, o magari per alcuni switch particolari, anche un pochettino esotici, diversi dal solito. Può essere una soluzione molto interessante, un ottimo sicuramente rapporto qualità-prezzo. Non gli do più di un 8 visto le valide alternative. Sì, low budget come già citati Saka o Sterling, ma specialmente salendo con il budget crescono esponenzialmente le alternative sulla corsia di destra, dai vari Mahrez, da per esempio anche Salah e così via. Abbiamo veramente tante alternative per utilizzare un esterno destro di Premier, sicuramente salendo con il budget. Abbiamo già un paio di alternative, comunque anche nel caso abbiamo squadre con un budget non particolarmente elevato. E voi, cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato, qui.